Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il famoso attore Leo Gullotta è sposato con il suo compagno di lunga data. Conosciamolo meglio e scopriamo di chi si tratta. Leo Gullotta è un simpatico attore principalmente di teatro, noto soprattutto per le sue comparse allo storico Bagaglino negli anni 90, ma che ha preso parte a diverse pellicole oltre ad essere doppiatore. È stato nel 2001 il severo preside nella splendida miniserie Cuore, ispirata all'indimenticabile libro per ragazzi omonimo, ma ha preso parte a decine di titoli di genere diverso, spaziando dal drammatico alla commedia all'italiana come La soldatessa alla visita militare fino al più recente Sono solo fantasmi, con il grande Christian De Sica. Per lunghi anni, come detto, è stato uno dei protagonisti di quasi tutti i programmi di Pierfrancesco Pingitore, nei quali ha dato prova del suo talento che nasce a teatro. Notoriamente gay, l'attore ha spiegato a Repubblica che per lui è stato assolutamente naturale e spontaneo ammettere la sua omosessualità. Venne fuori come una notizia, per me fu naturale. Alla conferenza stampa del film Uomini 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 un giornalista mi chiese se ero anch'io un omosessuale. Serenamente ho detto: sì, perché? Pagine strapiene. Allora non c'era il coming out. L'amore. Una consapevolezza che arriva verso i 30 anni, dopo alcune relazioni con donne che Leo Gullotta descrive così in una vecchia ospitata Oggi è un altro giorno. Il passaggio è stato verso i 28-29 anni. Mi piaceva la crema. Poi ho deciso che mi piaceva il cioccolato. La mia famiglia non mi ha fatto nessun problema. La libertà che mi hanno regalato è anche mentale. E forse non tutti sanno che l'attore è sposato al suo compagno con il quale vive una storia d'amore da oltre 40 anni. I due si sono uniti in matrimonio nel 2019 e nella suddetta intervista a Repubblica ha spiegato: ci sono voluti 30 anni per la legge sulle unioni civili, che è un fatto di civiltà. È un diritto e l'ho preso. Ma di chi si tratta? Chi è il marito di Leo Gullotta? Il nome è quello di Fabio Grossi e anche se a prima vista potrebbe non dire nulla, in realtà anche lui è un attore e si è ritrovato a condividere il palcoscenico e il set con Leo Gullotta. Romano, 65enne, dalla commedia sexy passa a pellicole più impegnate come Scugnizzi di Nanni Loi e Vaillant di Renzo Martinelli. Ma ha preso parte anche a diverse fiction come Commesse e La divertente Dio ci ha creato gratis. Insomma, i due formano una splendida e innamorata coppia, legata da un amore che Leo ha raccontato così: la prima fase è chimica, poi spunta il sentimento, l'amore, poi la condivisione, il feeling, un pizzico di umorismo e di gioco, il sapere ascoltare e amare ma senza invadere lo spazio dell'altro. L'amore è una cosa importante, l'accoglienza. Per me è un sostegno non da poco. È avere al fianco una persona che ti stima, ti rispetta, e per questo ti pungola. In questi anni non abbiamo mai litigato se non per sciocchezze. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dawn. 'Cause I can't wait to kiss the sun. 'Cause